Sandalia, a forma di sandalo. Così anticamente chiamarono un'isola circondata da un misterioso fascino che quasi incurante del tempo l'ha resa più bella e selvaggia. Meno di 200 chilometri separano questa terra antica dalla penisola italiana, ma il punto di costa più vicino è verso Tunisi, in Africa, e proprio da questo continente venne Sardus, un eroe berbero dal quale deriva il nome Sardegna, così narra la leggenda. La forza d'urto delle onde insieme ai forti venti che battono l'isola hanno profondamente inciso sulla morfologia costiera, delineando un profilo abbastanza irregolare. Coste alte e unite, come queste falesie, basse e frastagliate, sono le famose coste a Rias. Ma anche un numero infinito di spiagge solitarie, talvolta dei veri e propri cordoni litorali di candida e finissima sabbia. Sono le maestose dune accumulate dal forte vento di maestrale a rendere quanto mai tipico e vario questo paesaggio, reso brillante da un mare cristallino e dai minerali delle rocce cristallizzati. Qui il silenzio regna sovrano, interrotto solo dal continuo mormorio del mare e dai versi degli uccelli che qui trovano ancora quell'angolo di paradiso che garantisca loro la sopravvivenza. È proprio in questi luoghi assolutamente intatti che alcuni volatili si riproducono, talvolta in corrispondenza di formazioni calcaree, dove strapiombi di 400-500 metri celano interessanti grotte carsiche. A ovest della città di Alghero si protendono sul mare i promontori di Capo Caccia e di Punta Giglio, un luogo in cui il carsismo ha prodotto delle autentiche meraviglie. La grotta di Nettuno è quella che maggiormente affascina per la sua storia e per la complessità degli ambienti che la distinguono da tutte le altre. Le sale, le gallerie, infiniti cunicoli, tutti pazientemente arredati nel corso di migliaia d'anni. Quasi a mostrarsi per aver realizzato queste mirabili opere, l'acqua permane in molti spazi della grotta e i laghetti che essa forma impreziosiscono questo luogo. Le possenti colonne della reggia, è questo lo scenario più appariscente della grotta. Una singolare formazione stalagmitica, la cupola. Il lago La Marmora, formato dal mare, è considerato con i suoi 100 metri di lunghezza uno dei più grandi laghi salati d'Europa. Sono state queste esili stallatiche, oppure le delicate concrezioni eccentriche ad ispirare noti scrittori e poeti che hanno amato e raccontato le bellezze della grotta di Nettuno. La Sardegna è ricca di ambienti sotterranei, distribuiti un po' ovunque nel territorio.
Nell'Ogliastra, la maestosa grotta di Su Marmuri è nota per la bellezza delle sue concrezioni e per la maestosità dei suoi ambienti. Questa grande cavità, costituita da un susseguirsi di enormi sale, è stata creata dalla forza impetuosa dell'acqua che ne ha scavato nel tempo una sua via sotterranea. In alcuni punti la grotta è tuttora attiva. Purtroppo il facile accesso e le sue meraviglie hanno da sempre suscitato curiosità, così molte concrezioni sono state asportate. Numerose sono le scritte lasciate sulle pareti delle rocce. Alcune di loro risalgono addirittura ai primi anni del 1900. Desolante appare quello che era ancora all'inizio del secolo il villaggio nuragico di Tiscali, nel cuore della Barbagia. Le numerose costruzioni, delle quali restano oramai soltanto qualche capanna nuragica diroccata, furono costruite all'interno di un gigantesco imbuto carsico prodotto da uno sprofondamento tettonico che ha formato una sorta di cratere. Questo villaggio, custodito nelle viscere del Monte Tiscali, fu scoperto alla fine del 1800. Era quasi intatto. Le costruzioni, assai ben conservate, custodivano ancora molte ceramiche ritrovate intere. A partire dagli anni 30, i resti di questa straordinaria testimonianza del periodo nuragico sono stati messi sottosopra da vandali e tombaroli alla ricerca di tesori inesistenti. Oggi, di questo villaggio misterioso, della fortezza che ha resistito nel tempo agli assalti di tutti gli invasori, resta poco più di un cumulo di macerie. È solo grazie alla recente coscienza ambientalista che si è potuta fermare la mano dell'uomo in quei luoghi che ancora conservano intatta la loro bellezza originaria. In Sardegna sono in fase di costituzione numerose aree protette, finalizzate alla conservazione dei bellissimi parchi naturali esistenti, ma utili anche per arginare la grave minaccia del patrimonio faunistico e ambientale sardo, tanto amato e decantato quanto messo continuamente in pericolo. Il Parco Nazionale del Gennargentu comprende il cuore verde dell'isola. Ovunque il paesaggio è caratterizzato da forme aspre, bellissime, mai monotone. È uno dei parchi più vasti di tutto il bacino del Mediterraneo e ogni zona offre attrattive naturali, diverse e speciali.
L'area più elevata non solo del parco ma di tutta l'isola è proprio il massiccio del Gennargentu, dove le alte praterie al di sopra del bosco, le cime arrotondate e dolci, rendono il paesaggio molto simile a quello appenninico. Da questo luogo, sospeso tra cielo e mare, si dominano vasti panorami. Durante l'inverno le nevi che cadono talvolta abbondanti inargentano i picchi e le falde dei monti. Per tale motivo da secoli i vecchi ricordano questo luogo come la Genna de Argentu o Porta d'Argento. In Sardegna le nevi non permangono mai per lunghi periodi. Sono sufficienti delle belle giornate di sole, molto frequenti anche d'inverno, per sciogliere la neve e ridare colore all'isola. Questo parco è interamente compreso nella provincia di Nuoro. Esso abbraccia 14 comuni, piccoli paesi appartati, permeati da una cultura antica. La gente è modesta, diffidente, ma veramente ospitale, motivata da una naturale vocazione per le attività artigianali e pastorizie, solo da qualche decennio ha scoperto e prodotto un sensibile rafforzamento dell'attività turistica. Questa terra rappresenta una vera delizia per gli appassionati della natura, ma per scoprirla è necessario percorrerne i difficili, interminabili sentieri nascosti nel massiccio del Supramonte. I panorami che questo esteso e accidentato altopiano offre sono gli stessi che vedevano gli antichi abitanti dell'isola, i nuragici, che anche qui costruirono le loro abitazioni fortezza circa 3.000 anni fa. L'area più selvaggia e segreta del parco è caratterizzata da grotte e gole profonde in parte inesplorate. Una delle gole più spettacolari del Supramonte è questa di Gorroppu, lungo il corso del rio Flumineddu. L'aspetto è quello di un vero e proprio canyon lungo 25 chilometri, dove giganteschi blocchi calcarei tondeggianti e biancastri ingombrano il letto del fiume, ombreggiati da altissime pareti rocciose che in alcuni tratti raggiungono i 400 metri di altezza. Il paesaggio è impreziosito da laghi e sifoni cui corrispondono alcune sorgenti estremamente suggestive. I confini orientali del parco aggiungono ai tesori di quest'area protetta le gemme di un ambiente marino senza pari. Non esiste in tutto il litorale italiano un tratto costiero così affascinante e incontaminato. Da un'estremità all'altra del Golfo di Orosei, fra le alte pareti di roccia, si aprono graziose cale, alcune delle quali inaccessibili da terra a causa dell'asprezza del territorio e degli immensi dirupi che le circondano.
Qui l'acqua assume colori e trasparenze meravigliose, ma è l'intenso profumo del mare mescolato con quello della montagna a trasmettere sensazioni che solo una terra selvaggia e ancora incontaminata può offrire. Dalla parte opposta dell'isola, a occidente, un vasto complesso vulcanico unito a una delle più importanti zone umide del Mediterraneo costituiscono il parco del Montiferru Sinis. Numerose le testimonianze antiche della presenza umana in questo territorio. Nell'VIII secolo, prima della nascita di Cristo, sul promontorio di Capo San Marco, i Fenici fondarono la grande città di Tarros. Furono comunque i cartaginesi e i romani ad accrescerne la sua importanza. Il Cardò, la strada principale, le case, i negozi, i templi, le terme, sono oggi silenti testimoni della vita e dell'architettura durante il periodo romano. Queste importantissime zone archeologiche sono parte di una delle più vaste aree protette dell'isola. Nel Montiferru l'essenza principale è il leccio e dalla zona costiera si espande fin sulle cime più elevate, dove maestosi torrioni svettanti si ergono nel mezzo di una fitta boscaglia. Purtroppo numerosi incendi e la deforestazione hanno drasticamente ridotto il manto del bosco, che fino a non molto tempo fa doveva essere certamente più vasto e compatto. Nel piccolo ma importante paese di Santo Lussurgiu, una casa nobiliare del XVIII secolo ospita un museo etnografico. Numerosi strumenti da lavoro e oggetti di uso quotidiano del passato testimoniano la faticosa lotta per la sopravvivenza. Il popolo sardo ha dovuto lottare fin dalla preistoria contro la scarsità delle risorse della sua isola, dispensatrice certo di meravigliosi panorami naturali, ma anche avara di acqua e cibo.
Il parco del grande vulcano e delle vaste distese palustri si contraddistingue da tutti gli altri parchi naturali della Sardegna, anche per la ricchezza di uccelli ospiti nei numerosi specchi d'acqua costieri e interni del Sinis. Alcuni stagni sono riconosciuti di valore internazionale dalla Convenzione di Ramsar per le numerose specie faunistiche e vegetali qui presenti a rischio di estinzione. Ogni anno, i primi giorni di ottobre, migliaia di fenicotteri rosa provenienti dalla Camargue nel sud della Francia animano lo stagno di Sale Vorkus. Sospinti dal forte maestrale, giungono in Sardegna dopo circa 10 ore di volo. Stremati dal lungo viaggio, cibarsi è il loro principale obiettivo. Questo stagno funge quindi da stazione di smistamento per le altre lagune sarde. Un gran numero di fenicotteri raggiunge gli stagni di Santa Gilla e Molentargius adiacenti alla città di Cagliari, dove sosterranno per tutta la stagione invernale. Altri invece rimarranno nelle zone umide del Sinis. Gli stagni di Cabras e Mistras sono invece presi d'assalto da migliaia di cormorani provenienti per la maggior parte dal nord Europa. È questo uno dei più importanti siti di svernamento di questa specie piscivora che per 6 mesi, da ottobre a marzo, consuma circa 0,5 chilo di pesce pro capite il giorno. Sono pertanto ingenti i danni causati alle attività della pesca che da sempre hanno rappresentato per le popolazioni residenti la principale risorsa economica. Sono stati fatti numerosi tentativi per convincere i cormorani ad andarsene, ma niente ha ottenuto l'effetto sperato. È stato necessario autorizzare l'abbattimento controllato di alcuni capi, con la speranza che il rumore degli spari inducesse i cormorani ad abbandonare questi stagni. Una decisione sofferta, ma indispensabile. In parte, l'esperimento ha funzionato. Infatti, la maggior parte di essi è stata dispersa nelle varie zone costiere e portuali dell'isola. Nella Sardegna centro-meridionale, imponente e solitaria, appare la Giara di Gesturi. Questo vasto altopiano basaltico, alto circa 600 metri sul livello del mare, è ricoperto per quasi tutta la superficie da un bosco immenso di sughere. Nettamente diverso da tutti gli altri, il parco della Giara è quasi totalmente pianeggiante e i suoi centri abitati non interferiscono con la splendida natura dell'altopiano, in quanto ubicati tutti intorno al piede delle sue pendici.
Fatta eccezione per alcuni ricoveri dove i pastori riparano il bestiame, le uniche abitazioni della giara risalgono all'età del bronzo, quando l'area conobbe un'alta densità abitativa e un pieno sfruttamento delle sue risorse, come indicano i 23 nuraghi che si ergono ai margini dell'altopiano. Percorrendo silenziosamente i sentieri, è possibile scorgere i famosi cavallini della giara. La bassa statura, il colore nero-grigiastro e la lunghissima criniera conferiscono loro un aspetto del tutto particolare. Gli ultimi cavallini selvatici di tutto il continente europeo possono essere sorpresi anche alla beverata nei numerosi paulis, piccoli stagni temporanei che per la maggior parte si prosciugano nel periodo estivo. Solo la grande palude, alimentata da una sorgente, permane invece tutto l'anno, garantendo l'acqua necessaria ai circa 800 cavallini della giara. Nei grandi spazi aperti di quest'altopiano silenzioso, quasi irreale, lo sguardo corre lontano fino a raggiungere le cime innevate del Gennargentu, quasi un simbolo di questa straordinaria isola che ancora conserva i sapori di un tempo.